al Forum Automotive 2023 si è parlato molto di nuove tecnologie, si è parlato di sicurezza e per questo siamo in compagnia di Simon Paolo Buongiardino, presidente di Federmotorizzazione. Allora, cominciamo a parlare della situazione del mercato per quanto riguarda le nuove tecnologie. Ma le nuove tecnologie sono oramai una realtà, più che nuove sono le tecnologie che oggi accompagnano tutte le vetture di nuova produzione, ma anche quelle più recenti, non necessariamente nuove, e che aiutano la guida da parte degli automobilisti, degli autisti di grandi dimensioni e che sono orientate alla sicurezza. E la sicurezza è l'elemento fondamentale. Per esempio, oggi sui camion, sui veicoli di grandi dimensioni, c'è un dispositivo che impedisce l'accensione del motore se il guidatore ha un tasso alcolemico superiore alla norma. E quindi è un tipo di tecnologia che dovremmo vedere prima o poi anche sulle auto private. Ma io penso sicuramente di sì, oramai la dotazione di infrastrutture tecnologiche sul mondo dell'automotive è un fatto e sicuramente andrà a crescere sempre di più sulle auto di nuova produzione. Il problema italiano è che abbiamo un parco circolante molto vecchio e sulle vetture più vecchie questi miglioramenti non ci saranno, quindi bisognerà aspettare la naturale fase di sostituzione dei veicoli. Prendo la palla al balzo e faccio riferimento anche allo slogan di questa nuova edizione di Forum Automotive, ovvero per un mondo automotive più sicuro e consapevole. E mi concentrerei sul consapevole perché dobbiamo parlare anche di energie e di nuovi motori. Cosa pensa dell'auto elettrica? Ma dunque, consapevolezza è un termine che bisognerebbe declinare, perché un conto è il percepito, un conto è la realtà. Il percepito oggi ci dice che elettrico è bello, elettrico è figo, elettrico è la cosa migliore possibile, la realtà non è così da un punto di vista dell'ambiente, quindi dell'inquinamento. È stato provato, misurato che una vettura elettrica inquina di più di una vettura endotermica, se consideriamo il ciclo di vita che nasce dall'estrazione delle terre rare che servono a produrre le batterie fino alla rottamazione, quindi all'eliminazione del veicolo a fine vita. È vero che il veicolo elettrico non emette particolato CO2 allo scarico, perché non ce l'ha lo scarico, ma è vero che durante il ciclo di vita ha un consumo di una produzione di CO2 e di materiale e di clima alteranti importante. Questo perché? Perché bisognava coniugare lo sviluppo elettrico con la produzione di energia elettrica rinnovabile. Noi sappiamo che in Italia, che già è un paese che ha una buona quota di energia rinnovabile, che è nell'ordine del 25%, quindi vuol dire che il 75% dell'energia elettrica viene prodotta dal gasolio, dal metano, dal carbone addirittura. E quindi le emissioni di produzione sono di CO2 altissime. In Cina si produce per lo più col carbone, tant'è che le estrazioni di carbone negli ultimi anni sono cresciute enormemente.